con il senatore Ghino, abbiamo appena concluso il caffè con professore Ghino, volevamo chiederle nel 2005 la sua pubblicazione A che serve il sindacato aveva praticamente già anticipato la questione Marchionne Fina. Sì, in effetti il terzo capitolo del libro si apre con un paragrafo intitolato Cronaca immaginaria di un accordo mai stipulato. Sembra proprio la cronaca degli accordi di Pomigliano e Mirafiori con il seguito, con la coda. E io stesso rileggendola sono sorpreso della precisione di quelle previsioni. La realtà è che era già ben prevedibile allora quello che sta accadendo, e cioè che un'impresa multinazionale che vuole portare nel nostro paese un piano industriale fortemente innovativo ha bisogno di sperimentare standard di organizzazione del lavoro, inquadramento professionale, struttura della retribuzione, distribuzione dei tempi di lavoro, che può essere diverso, anche profondamente diverso dal contratto collettivo nazionale, senza che questo voglia dire andare a star peggio. L'innovazione può servire per aumentare la produttività e quindi portare i lavoratori a star meglio, ma questo implica che si superi il tabù della rigida inderogabilità del contratto collettivo nazionale. È il tema che la vicenda Fiat ha posto bruscamente al centro del nostro dibattito. Credo che le analisi e le soluzioni proposte in quel libro possano forse dare un contributo a uscire in avanti e non all'indietro da questa impasse in cui ci troviamo.